Vito Tralli, ci troviamo sul luogo del delitto, chiamiamolo così. E niente, come puoi vedere, pari dei lavori sono stati fatti. Però vedo ancora delle gomme, vedo ancora un sacco di roba. Assolutamente, che diciamo che i lavori di, diciamo, del taglio dell'erba è stata fatta. Adesso rimane anche quest'altro problema, della pulizia del terreno. Perché come ben puoi vedere, qua ci sono pannelli, ci sono gomme, c'è una bicicletta. Qua ci dovrebbe essere, qua, questi qua dovrebbero essere, tra virgolette, rifiuti speciali. E qua ci sono, mi dicevano, quattro campi da bocce risalenti a 30-40 anni fa. Ma l'assessore all'ambiente dovrebbe saperlo, quindi... Io penso di sì, penso che l'assessore all'ambiente, il sindaco, io penso che tutti gli amministratori comunali, caro padre, sanno dove si buttano, diciamo, questi pannelli, queste gomme e queste cassette. Perché se non lo sanno loro, io mi rivolgo come sempre al comune, all'amministrazione, visto che il vice sindaco Gianluca Marrese, a quanto pare, lui si è preso tutti i meriti di questa, diciamo, di questo intervento. Lui è stato operativo, insomma. Sì, a quanto pare dalle sue dichiarazioni. Subito, ma se non ricordo male, nella prima intervista invece eri dimenticato. Come dalla politica. Io quando ho fatto, diciamo, il primo intervento anche su Facebook, nessuno mi ha calcolato. Mi hanno iniziato, diciamo, a, tra virgolette, forse ad avere paura quando sei intervenuto tu di Ionica TV. Hanno iniziato a capire che forse la situazione veramente era così pericolosa e così grave come era fino a 10 giorni fa. Diciamo, ripeto, l'abbiamo ottenuto il risultato, però adesso il comune di Policoro o il proprietario di questo terreno deve fare un ultimo sforzo, deve provvedere alla pulizia del terreno. Abbiamo evitato quello che è successo in 3-4 giorni tra Policoro e Scanzano, perché non dobbiamo dimenticare, Paride, che vicino a Iacovino, andando verso, diciamo, la zona industriale, verso il secondo piano di zona, c'è stato un grandissimo incendio. Dovuto a che cosa? Secondo me alla sporcizia, all'erba secca, alta. L'incuria. Sì, l'incuria, perché prende fuoco, bastava una sigaretta. E poi dobbiamo andare sulla zona di Scanzano, dove ha preso purtroppo fuoco il bosco di Terzo Cavone. Io ho fatto il militare nei Vigili del Fuoco, quindi so cosa significa avere a che fare col fuoco e con l'acqua. Il fuoco è pericolosissimo, prende subito. Io dico sempre, no? Il piromane che dà fuoco è per distruggere, è per fare male. E significa far male alle persone, alla natura, a una comunità. Quindi diciamo, com'è, il buon esempio deve arrivare sempre dalla... Oggi da un'amministrazione, perché siamo in una comunità, in una famiglia, il buon esempio deve arrivare dal genitore. Dal buon padre di famiglia. Oh, questo, diciamo. Quindi oggi il buon padre di famiglia dovrebbe essere l'amministrazione comunale. La cara amministrazione comunale di Policoro, o voi, o chi per voi, o il proprietario del terreno, se gentilmente venite a finire il lavoro.